Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo questa bella festa della Madonna, l'Immacolata. È una festa comunque di preparazione al Santo Natale. E qui contempliamo proprio come Dio stesso ha preparato la nascita del Figlio Suo. E come l'ha preparata? L'ha preparata proprio con la Madonna. Con la Madonna, Vergine Immacolata e Madre Santa. Una donna quindi dal cuore puro, non contaminato dal peccato di Adamo e di Eva, dalla macchia, immacolata, vuol dire non maculata, cioè non macchiata, un cuore e un'anima non ribelle a Dio, come invece è stata la ribellione di Adamo e di Eva, un cuore santo, pieno di grazia, ha detto l'angelo, pieno cioè di virtù, e tra tutte le virtù San Paolo ha ricordato la carità, l'amore. Ecco, Dio in Cristo ci vuole anche noi santi e immacolati, ha detto San Paolo, nella carità. Così è stato per la Madonna, come un dono, una grazia unica e singolare per lei, così dobbiamo diventare un pochino anche noi, guardando alla Madonna, avendo devozione e preghiera alla Madonna Immacolata. Noi quest'anno ricordiamo i 100 anni dell'apparizione della Madonna a Fatima, e la Madonna proprio ha scelto 3 bambini dal cuore puro e li ha trasformati in 3 bambini dal cuore santo, come era lei, pura e santa. Lucia, che sarà una futura santa, santa per la imitazione della vita di preghiera della Madonna, è vissuta nel monastero fino a 90 anni, e poi la consacrazione al cuore immacolato di Maria, proprio da lei proposta e propagandata come grande devozione, cosa che noi faremo durante la Santa Messa, ci consacreremo, come dice la Madonna, come vuole Santa Suor Lucia di Fatima, e poi la piccola Giacinta, che è già stata proclamata santa dal Papa, santa soprattutto per la sua capacità di sacrificio, per offrire questi suoi rinunce e sofferenze, per la conversione dei peccatori, grandi peccatori naturalmente, ma anche noi. Così chiedeva la Madonna a lei, e piccolo Francesco, oggi già santo, fatto dal Papa quest'anno, soprattutto per la sua capacità di preghiera, di adorazione. Passava ore e ore davanti a Gesù Eucaristico in chiesa, davanti al tabernacolo, proprio per consolare Gesù, per far compagnia a Gesù. E hanno detto i loro sì, hanno dato la loro adesione alla Madonna, e anche noi dobbiamo dire sì a Maria, soprattutto per la santità del cuore fedele a Dio, del cuore ubbidiente a Dio, perché siamo figli di Dio, e noi guardando la Madonna ci sentiamo figli suoi, perché la Madonna ci è stata donata da Gesù come mamma, e vedete, è molto più facile essere figli della mamma che figli dei papà, un po' vedo che è un po' così la nostra esperienza, e quindi se noi avremo amore e devozione saremo figli, figli della Madonna, tanto più diventeremo poi figli di Dio. Quindi cerchiamo di essere molto devoti di Maria, figli di questa mamma celeste, immacolata, per diventare attraverso di lei e per lei ancora di più veri e proprio ubbidienti figli di Dio. Ecco, questo è un po' il senso della consacrazione che faremo durante la Santa Messa,
tanto più saremo figli di Maria, quanto più diventeremo poi figli, veri figli di Dio. Io penso che quante volte, anche noi da piccoli, almeno parlo di una certa età, eravamo un po' monelli qualche volta, e per sfuggire a qualche schiaffone del papà, qualche rimprovero del papà, ci rifugiavamo nelle braccia della mamma e lì trovavamo una protezione e un rifugio, e magari papà rinunciava a qualche sberlotto che ci doveva dare per il nostro essere monelli. E qualche volta sappiamo che per ottenere magari un permesso dal papà di andare o di fare qualche cosa andavamo dalla mamma, e poi la mamma era capace di convincere il papà, ecco, a darci il permesso. E vedete un pochino come succede un po' tra di noi nella nostra vita, così tanto più noi ricorriamo proprio alla Madonna per avere protezione, per avere aiuto, e sicuramente il Padre Celeste sarà più disponibile quando ci vede accompagnati da Maria nelle braccia della Madonna. Allora ci sarà più facile ottenere misericordia e ottenere perdono e ottenere grazie. C'è un secondo motivo che possiamo meditare sull'Immacolata. La Madonna è la Madonna del trionfo, della vittoria su Satana. Tutte le statue della Madonna la raffigurano come Immacolata, proprio col suo calcagno schiaccia la testa del serpente, quel serpente che ha invece portato al peccato Eva e Adamo. Ecco dunque, lei invece lo domina, lo schiaccia. Maria è lottatrice contro il serpente del peccato originale, il peccato della superbia e dell'egoismo. Madonna è la nemica dichiarata di Satana, porrò inimicizia tra te e la donna, la Madonna, è l'alleata del figlio suo Gesù nella guerra contro il regno del demonio. Qualcuno ha interpretato le frequenti, attuali apparizioni della Madonna come la rivelazione del suo essere in prima linea contro i demoni, contro i malefici, contro i vizi, i peccati, che stanno diventando cose normali purtroppo, contro anche il ritorno del satanismo. I sacerdoti esorcisti testimoniano la potenza della Madonna Immacolata per liberare le persone oppresse dal demonio, qualche volta anche in modo grave. I demoni hanno paura di Maria, fuggono anche semplici alla semplice invocazione del nome di Maria, come fuggono quando si invoca il nome di Gesù. Ecco dunque, dobbiamo confidare nella potenza della Madonna che ci protegge e ci libera dal maligno. La Madonna a Fatima si è presentata come la regina del Santo Rosario, la Madonna del Rosario, e ci ricorda che siamo cristiani combattenti che devono avere in mano un'arma, e l'arma forte ed efficace contro il maligno è il rosario. Il rosario recitato tutti i giorni, c'è il proverbio che dice una mela al giorno toglie il medico d'intorno, io direi un rosario al giorno toglie il diavolo d'intorno, e quindi ci fa protetti. E quindi vediamo davvero di trovare il modo di recitare il Santo Rosario tutti i giorni per togliere il demonio, il nemico d'intorno. E un altro motivo di meditazione, l'Immacolata è la Madonna della generosità, delle grazie. Una regalità quella di Maria, una mediazione veramente tanto fruttuosa. Tutte le statue della Madonna Immacolata la fanno vedere con gli occhi abbassati, oltre che per umiltà, sono abbassati perché dal cielo guarda giù, e chi guarda? E guarda noi. Siamo i suoi figli, e quindi gli occhi della mamma sono sempre addosso ai figli, no? Ecco, quindi anche la Madonna ci guarda sempre per vedere che cosa abbiamo bisogno. La mamma è sempre pronta a dire, a chiedere cosa hai bisogno, ci guarda sempre, e sicuramente se noi diciamo alla Madonna i nostri bisogni, lei dal cielo ci aiuta, i suoi occhi, come anche le sue mani, lo vediamo nella medaglia miracolosa, sono sempre rivolte verso il basso, e da queste mani escono dei raggi, raggi che sono il simbolo delle grazie che la Madonna è disposta e generosa nel donarci. Ecco, siamo nei tempi in cui si pensa ai regali, e i regali di Natale vanno sempre un po' incartati e portati. Ecco, io penso che la Madonna sia colei che ci incarta tutte le grazie di Dio, le grazie del Signore. Il Signore glieli dà alla Madonna, la Madonna fa un bel pacchetto regalo e ce le porta, anche come postina, come commessa e come postina. E quindi invochiamo lei
La Madonna diciamo che è regina in cielo, ma non è regina perché ha le mani piene di anelli o di gioielli. Le sue mani hanno sempre i guanti di chi lavora, e quindi è sempre pronta a farci e donarci tutte le grazie di cui abbiamo bisogno. Allora preghiamo con tanta fiducia la Madonna, mediatrice di tutte le grazie. San Bonaventura paragonava la Madonna un po' alla luna e le diceva: la luna riceve la luce dal sole e poi la trasmette. E quando la trasmette la luna questa luce? Soprattutto quando c'è il buio, quando ci sono le tenebre, quando c'è qualche angoscia, qualche sofferenza, quando si fa notte, magari anche per la fede o per l'amore nelle nostre famiglie. Ecco, in quei momenti pensiamo alla Madonna, che in momenti di buio e di notte lei è la luna, prende la luce dal sole, da Dio, da Gesù, e la trasmette a noi. E davvero è una luna, una luce discreta, umile, dolce, come la luce della luna. E poi rivolgiamoci davvero alla Madonna sempre con tanta fiducia. Vi ricordo la fiducia che aveva il santo curato d'Ars. Ad Ars c'è una, nella chiesa del santo curato, c'è una cappella della Madonna, e il santo curato aveva fatto mettere a fianco della statua della Madonna un grande cuore, un cuore appeso a una catenella, si trova ancora adesso, e in questo cuore era come una scatola dorata, una teca. Il santo curato aveva scritto il nome di tutti i suoi parrocchiani, nome e cognome su dei fogli, e ci sono ancora, ecco, li aveva scritti lui, li aveva messi in questo cuore e diceva: questo è il cuore della Madonna, e lì di fianco la statua, ecco, e diceva: io quando predicava, io ho attinto tante di quelle grazie da quel cuore di Maria che avrei esaurite io solo. Pensate, lui quindi tutte le grazie le chiedeva alla Madonna, le avrebbe quasi esaurite lui se non fosse inesauribile, ecco, siccome il cuore della Madonna è inesauribile di grazie, però lui avrebbe chiesto tutte le grazie, l'avrebbe esaurito, però per fortuna, e diceva lui, non è, è inesauribile il cuore della Madonna. E poi diceva ancora: quanto ci ama la Madonna, predicando diceva: i cuori di tutte le mamme messi insieme non sono che un pezzo di ghiaccio rispetto al cuore ardente di amore di Maria per i suoi figli. Ecco, quindi vediamo di accogliere anche queste belle e consolanti parole del santo curato, e vediamo davvero di rinnovare il nostro amore a Maria e di essere sicuri che oggi in questa messa la Madonna ci darà tante grazie e tanti aiuti dal cielo.